Seconda partita, seconda vittoria in rimonta, un Napoli che non serve da mai, può essere il cambio di mentalità che occorreva a questa squadra. Cambio di mentalità non lo so, è solo una crescita della mentalità, penso. Il mister ci dà qualcosa in più, ma anche noi siamo cresciuti tutti insieme, quindi sappiamo che, di che cosa siamo capaci e stasera l'abbiamo fatto vedere. Però non dobbiamo dimenticare che abbiamo preso due gol su due tiri che hanno fatto e questo è da curare molto veloce perché sappiamo che per esistere in questa classifica dobbiamo prendere il meno gol possibile e dobbiamo iniziare dalla settimana prossima. Scusa. Calidu, è entrato Dries Mertens, si è passati ad un 4-2-3-1, può essere stata quella la svolta? Si è già passato un 4-2-3-1 prima, non l'avete visto forse, ma il mister l'ha cambiato dopo qualche secondo del primo gol, ma sapevamo che era una possibilità, il mister ci dà molte chiavi per vincere le partite e oggi l'abbiamo fatto. Abbiamo visto gli attaccanti che si sacrificano anche in difesa, quindi questo è molto positivo. Dobbiamo continuare a crescere perché possiamo ancora giocare meglio e prendere meno gol. Due partite, due vittorie, il cambio allenatore l'avete assorbito alla grande? È troppo presto per dirlo, sappiamo che abbiamo ancora tanto da lavorare, il mister ci aiuta tanto, ci dà molta fiducia. Penso che dopo il primo gol era uno dei soli che era molto calmo perché sapeva che potevamo vincere la partita, qualsiasi cosa che succedeva durante il secondo tempo ha detto che abbiamo la partita in mano, anche se loro hanno avuto un palleggio molto positivo, ma penso che non sono andati molto in avanti, hanno fatto solo due tiri in porta e due gol, ma penso che noi siamo creati molto più occasioni e potevamo fare ancora di più. Sul piano strettamente emotivo, quanto sono importanti queste due vittorie, considerando che questa squadra è partita con uno scetticismo forse ingiustificato, considerando i risultati dell'anno scorso? Io capisco perché abbiamo perso due partite che ci hanno fatto male in amichevole, poi è normale, tutti i tifosi vogliono vedere la loro squadra, scusate, vincere, ma sapevamo che eravamo aspettati in tutti i sensi, abbiamo risposto bene, ma è solo l'inizio, non dobbiamo montarci la testa, dobbiamo continuare così, continuare a lavorare e andare avanti e speriamo che vinceremo più partite possibili. Grazie, prego.